Un buongiorno cari telespettatori, eccoci qua. Un caffè con oggi un ospite di eccezione, Vittorio Sgarbi. Beh, è di difficile presentarti, come ti devo presentare? Beh, vale. Ci pensavano da soli perché io ho creato, <ride> rispetto a tutti quelli della mia età che hanno una notorietà legata a una fascia fra i 45 e gli 80, io vado giù fino agli 8-9 anni. Perché ho trovato un codice di comunicazione che è capra. 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 E con quello... questo, questo è, è, è un modo perché i giovani si divertano a vedere qualcuno che non dice quelle parolone con ciò sia cosa che, che di un'altra epoca. No? A modo cui... che il problema della scomparsa dell'orso dunque. Sì, è Tutto potrebbe... questo ha determinato un effetto per cui anche i bambini sanno chi sono. Poi magari vedono cose, però. Vittorio, eh, è abbastanza insolito che uno se, superi. Io sono anziano ormai, se, eh, ho, eh, ho sì. la tua età, quasi, cioè, quasi la mia età. Eh? Sì, eh, succede, eh, siamo al, all'ombra dell'ausiliatrice. Per un'occasione particolare, sei venuto a visitare casa Don Bosco, il neonato museo della casa di Don Bosco, dove è tutto nato qua. A Valdocco, le tue prime impressioni di questo no, viaggio? Ho detto che, eh, la parola museo è come la parola santo, cioè serve a dare solennità a un luogo, ma come il santo per Don Bosco non ha, non ha aggiunto nulla a un uomo la cui grandezza è nell'essere stato prete, è nell'essere stato quindi Don Bosco e non lo chiama nessuno San Giovanni Bosco, cosa che vale anche non so quali siano i rapporti, diciamo, di eh, considerazione tra il mondo salesiano e Padre Pio, però Padre Pio Comunque sia stato, e per quello che ha fatto nella dimensione miracolistica, lo chi il padre Pio, non San Pio. Allora, queste persone così vicine a noi nel tempo, l'uno e l'altro meno vicino, ma anche non vostro, sembra quasi novecentesco, eh, sono uomini. La cui dimensione è così grande come fu quella di Cristo da non avere bisogno di essere santificati, per cui Don Giovanni Bosco. La stessa cosa vale per la casa. Uno viene qua perché è la casa dove ha vissuto, dove ha parlato, dove ha incontrato i giovani e non è il museo. Si chiama Museo per dire puoi venirlo a visitare. Ma la scritta Museo è piccola: è la casa di Don Bosco. E quindi è uno spazio in cui uno risente e ricrea il mondo in cui lui è vissuto, che però è un mondo che, benché ottocentesco, l è stato beatificato nel Novecento, ma la sua uh, gittata di vita è ottocentesca. È un santo contemporaneo. Io lo, quando, quando ero nel collegio Salesiano. Sembrava che potesse arrivare Don eh, Bosco. Per te non Poi hai, detto, tro non hai trovato il vino, cioè, cioè lì. Sì, tu sei tornato a casa sì, Don San Bosco. Francesco, sai che può apparire magari uh -huh. eh, San Domenico, San Benedetto. Ma invece, Don Bosco è, cioè, arriva domani. Perché è una, una contemporaneità. Come il deserto dei Tartari, sono è sempre lì. lì. E quindi questo rende la sua presenza forte e avete fatto benissimo a fare questo museo della sua casa. Con il problema che, benché la parola museo e books e tutte queste cose, la comunicazione, possano far venire delle persone in nome della devozione e della catechesi di lui. Perché il museo diventi tale? Io lo farei cozzare con alcuni artisti contemporanei interessati al sacro? In maniera tale che uno, come va a Rivoli, viene a vedere nella casa di Don Bosco Bilviola, per esempio. Ecco, l'ho detto prima perché altrimenti si rischia di farlo essere una casa dove uno ovviamente potrà anche andare per ragioni di culto, ma tutte ristrette al culto. E invece l'azione di Don Bosco è un'azione che investe la, la cioè, condizione umana. Cioè tu ci umana. stai ricordando che Don Bosco è contemporaneo? Sì. E in e, cosa è contemporaneo? La sua perché quello che lui ha inteso, e soprattutto con il figlio ideale che è stato Domenico Savio, è di indirizzare i giovani verso la dottrina cristiana, nel senso non di una dimensione, come alcuni dicono, io credo in Dio, un Dio che non so quale sia, no. Quello che conta il cristianesimo sono i precetti dei comandamenti dei Vangeli che indicano quello che diceva Pascal: che è meglio credere perché se Dio esiste andrà in paradiso, se non esiste hai vissuto la vita di una persona per bene. Chi racconta il cristianesimo racconta una dimensione umana straordinaria. Per il resto, la, la, quello che insegnava Don Bosco era vivere da vivere cristianamente cioè vivere nella umanità più piena per questo dico è un santo, non è un santo da miracoli non è che tu vai da Don Bosco perché hai fatto un miracolo ma da Don Bosco perché ti dica comportati in questo modo e segui questi principi che sono principi alti Allora facciamo un passaggio alla Don Bosco parliamo un po' dei giovani dell'Italia oggi che, che quadro ma... vedi? Bisogna dire i giovani di oggi sono contemporaneamente più ignoranti e più colti più ignoranti perché la scuola ha modesti insegnanti e insegnamenti non ben definiti, per cui insegnano più ideologia che non... Questo posso immaginare, perché cui non frequento le scuole neanche più come professore da tanti anni, però hanno il miracolo dei social. Che ti consente di girare con in tasca la cifolia tre cani. Cioè, tu qualunque qui, trovi dei giovani che sono molto preparati, molto colti, molto. Eh, eh, perché hanno velocità di apprendere attraverso questi strumenti meravigliosi. E c'è un prete che dovete invitare qua che si chiama Don Benanti, che è un, un ottimo scrittore, che mette insieme il mondo della modernità e il mondo del cristianesimo, il mondo dei media, tu dovresti conoscere, Monsignor Benanti. Perché è vero che in quello c'è qualcosa che è apparso improvvisamente per estendere l'orizzonte di interessi dei giovani, i quali a scuola magari hanno pochi bravi insegnanti, ma nella loro curiosità personale possono sapere tutto e essere bravissimi. Per cui il mio giudizio è generalmente positivo. E sono, rispetto alla generazione mia, meno ideologici. Cioè, quando mi vedono, fino a vent'anni fa, io. Ti dicevano non se sei bene. di destra o di sinistra. Sì, ecco, adesso questa cosa non c'è più. Ti, ti senti sollevato bene. da questo? Beh, insomma, mi pare che non debba essere giudicato per quello che pensa e quello che dice, non perché sono dei residui destra e sinistra. Penso che io sono, ho tentato, ma senza riuscirci, di conciliare la posizione di Salvini, che ha una sua originalità, o comunque una sua forza, e quella di Lucano. Ho dato la cittadinanza a Lucano che è una visione più vicina al mondo cristiano, ma intendendo però che una cosa è difendere i confini dell'Italia da clandestini di cui non sai le, le intenzioni, un'altra cosa è quando sono qui accoglierli e farli vivere nella vita di una città come è capitato Ariace. Quindi secondo me i due modelli sono conciliabili, però questo ci fa capire come io sono post-ideologico, se cioè io non ho nessun principio. Allora, in maniera post-ideologica ti sei innamorato dell'arte, della cultura, anche frequentando la scuola salesiana? No, e oggi prendi... i, social, i social aiutano, avvicinano i giovani al mondo artistico o rischiamo di perderci qualcosa? L'arte rimane sempre in una posizione molto retrattile, perché la sensazione che non sia ancora diventata un patrimonio comune, soprattutto la, la grande storia dell'arte. In collegio il mio uh, maestro, il mio professore più vicino, fraterno, che aveva forse vent'anni più di me, era uh, un pittore che era Don Guariento, che dipingeva e dipingeva con una forza che gli chiamava Ruot, quindi la pittura religiosa d'avanguardia, e quindi io subito a lui mi sono uh, avvicinato. Comprendere qualcosa che però è diventata per me materia professionale solo l'università un perché al liceo, per esempio, non ho avuto insegnanti che mi avessero detto qualcosa di utile, per cui mi pare che l'arte resti abbastanza lontana. Nel mondo salesiano c'era una chiesa nuova, bruttissima, la villa era stata trasformata come scuola, quindi non posso dire di avere. però, Don Guariento nella contemporaneità aveva una sua verità. Di, eh, dipingeva, non so, delle teste di nero. Sai, oggi il razzismo è serpeggiante, ma molto inferiore a quello che dire che è razzista Salvini è una banalità. All'epoca eh, un, ne un negro era un negro e lui dipingeva. Quindi era modernissima la sua pittura e anche la sua sensibilità. Quindi qualche cosa lì è venuta, ma non il grosso. Il grosso. La cosa che mi interessava di più quando ero in collegio era la letteratura, tutta proibita. Tutta Polinier, proibita: era proibito. Montato, non ti facevano leggere niente. niente una rottura di coglioni che... Finalmente mi sono rotto una gamba, sì. e allora mi ero dato un cesso con la, con la tazza. Quindi io prendevo la sintassi latina, ci mettevo i fascicoli dei libri mondadori spezzati e li andavo a leggere al cesso. E quindi dicevano, quanto è bravo Vittorio che <ride> studia sempre latino, eh? Sì, studia cioè. studia e sempre, sempre latino. Che era il metodo omatopeico. Ah, Una sì. pagina al giorno, bravissimo. Lui non era, non era sensibile, almeno sul piano umano, come guarimento. Cioè, era mi non rendo conto che, che tu sei un po' diverso. Noi prendiamo il caffè, il programma siamo un caffè con, tu hai preso il latte, la poi pe hai il caffè dentro. E, e allora, cioè, vuoi eh, distinguerti comunque. E insomma. allora non poi si diceva, io la pagina prendevo la sintassi del Bartolo, la sintassi latina, e dentro si mettevo i pezzi di pavese, di Proust. ed erano proibiti? Ti sei mai chiesto perché? Oh, ma sembra che tu non sia un salesiano, sei proprio uno stronzo. Allora, come ti ho spiegato, ho dovuto perché c'era il pretone, che io potevo parlare anche mezz'ora di più, che voleva che io tagliassi. Allora, volevo raccontarvi appunto che era così: tu avevi un volume molto grosso, che, che era il volume dei libri. E c'erano, secondo me, leggibili Cuore, Pinocchio. Eh, Anche se Pinocchio, insomma, insomma con Pinocchio, il gatto e la volpe, cioè, forse qualche era, pagina potevamo tagliarla era o all'indice, scritto come i classici che sono all'indice, oppure C1, C2, C3, cautela 1, cautela 2, cautela 3, ed erano tutti i libri: Pavese, C3, eh, Proust C3, eh, Svevo, C3, C3. No, C3, o C2. A un certo punto, quando questo prete chiama i miei genitori per dirgli che io leggevo Senilità che oggi è un classico, avevo letto 30 pagine. E dice non devi leggere questi libri proibiti leggi leggi il dolore del giovane Werther C3 gli ho detto perché anche Goethe sì, era C3 anche Goethe. Goethe quindi tu capisci questa qui è la storia vostra stiamo proprio cioè. degli, degli scemi cioè. cioè quella scuola lì siamo 65-66 aveva i tutti i libri proibiti sì però quei libri da qualche parte avrei dovuto trovarli no? l'avrei trovato sì, in quella no. scuola no ma non capisci un cazzo proprio. allora facevamo il mercoledì la, 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 la gita l'ora d'aria sì. e andavamo nel paese di Est che è molto bello allora andavamo io una volta la giostra e lì Don Bonatto voleva che salire lui al posto della ragazza che mi ero beccato io, eh, mi sembrava già... Poi eh, c'erano le librerie, quindi andavo... Che già e non compravo, andava bene questa cosa. Bene. Compravo, mi ricordo, ho comprato Polinaire, Cardarelli, Sandrar, poi c'erano, poi in quell'anno erano nati o due anni prima gli Oscar Mondadori, quindi li compravo 350 lire e li spezzavo a fascicoletti. Per metterli Per nel... in casa. Però era tutto proibito veramente e quando mm. i miei genitori arrivano, stronzi, dicono ah... Ma cosa hai fatto? No, hai letto, segne, eh, ho letto che c'è di male. Oh, wow, 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 wow. Questo è bravissimo, che era molto conto. Cioè. E mi suggerisce un libro, ci tre anche lui, eh. allora noi cioè, ti lasciamo: buon gioco, le mie polemiche sono nate da lui, io sono così, grazie a voi, perché la repressione <ride> mi ha indotto la trasgressione. Altrimenti, magari sarei stato uno tranquillo. Sono andavo in collegio, vita serena. Sarei stato con il mio compagno di scuola Bighi, che stava lì con il suo grammofono, con sua mogliettina. Invece, niente <ride> mogliettina, niente cosa. E se non ce voi, io non mi... se voi eravate per me la repressione, l'autorità, la, e io mi mandavo a cagare. Naturalmente con i mezzi che avevo, cioè varie cose abbiamo fatto lì. Tanto che a un certo punto mi hanno cacciato pure. e Sono andato nella scuola. Allora, noi vita. ti lasciamo finire il caffè, salutiamo i nostri telespettatori ah, per la me siamo. hai capito? Al... Ho capito. Hai capito cosa c'è? A te ti ha mai proibito di leggere un libro? Eh no. Deve... Infatti sei peggio di me perché sono stato educato <ride> al contrasto. Cioè, era È bello quello che io ho dovuto ribellare quando i miei arrivano, poi una persona in laurea. In questa, in questa stanza del preside, Don Silvino Pericolosi. Dice da Don Bonatto, che già il nome è Pericolosi. Cioè. Dice: questo è il libro che ha letto vostro figlio, senità, un libro primo ha letto 30 Ma veramente? Ma, veramente? Ma brutti stronzi, però. E sei preso critico. la rivincita. Ma se io penso allora era proprio un processo. Un Era processo. un processo, quindi io ho vissuto, grazie a voi, il piacere della trasgressione. E noi possiamo riviverlo. Grazie a Casa Don Bosco, grazie Vittorio. Un saluto a tutti quanti voi, cari telespettatori. Ci vediamo ovviamente sulle nostre frequenze. Bravissimo, Rete 7.